Non farò spoiler. Non serve che abbiate visto il film, e se lo conoscete già, va bene, guardate lo stesso il video, fino alla fine. Ve l'assicuro, non la conoscete tutta. Allora, qual è il più grande film d'animazione mai realizzato? Beh, qualsiasi risposta è presuntuosa. Più grande in che senso? Su quale metrica? Ci sono stati tanti grandi del passato che avevano intenzione di creare il più grande film d'animazione. C'è stato Shrek, ma anche Mary Poppins, Roger Rabbit, Akira, Totoro, Il Re Lusignolo, Il Principe Ahmed, Toy Story, o purtroppo anche Emoji Movie, o Food Fight, e tantissimi altri. Tutta la storia del cinema d'animazione è costellata di persone che volevano fare il più grande di tutti. E poi c'è il film di cui voglio parlare. Un film unico. E l'intenzione del creatore era quella di creare il più grande film d'animazione che si fosse mai visto. Senza dubbio, la sua è la storia più incredibile, più assurda, più bella che un film d'animazione abbia mai avuto. La storia che vi sto per raccontare mi ha colpito nel profondo e credo che vi farà strabuzzare gli occhi una volta finita. Una storia che commosse e convinse Steven Spielberg, una storia da cui la Disney prese ispirazione anche troppe volte. La storia del ladro che mai si arrese, la storia della persistenza della visione, la storia di Richard Williams, la storia del ladro e del ciabattino. Era il 1937. Walt Disney aveva creato il primo film d'animazione. Fu un progetto enorme. Nessuno ne aveva mai fatto uno. E Disney aveva ipotecato la sua casa, rischiato di perdere ogni cosa per fare Biancaneve e i Sette Nani. Al cinema fu un successone. Era un tripudio di abilità, qualità, arte, impegno. Diciamo che è la Cappella Sistina dei cartoni animati. Stravincitore dei premi Oscar, è tuttora la versione di Biancaneve più famosa. Pensate alla fortuna di tutti quei bambini che lo videro lì, al cinema. Uno spettacolo mozzafiato. Uno di questi era Richard Williams. Un bambino di 5 anni, di cui non vi dimenticherete. Crescendo, fece cartoni su cartoni in camera sua, finché non poté trasferirsi a Londra. Ma lì morì di fame. E questa fu la sua vita. Morire di fame e non trovare lavoro. Fine. Lavoricchiò a qualche pubblicità animata o qualche cortometraggio e tutti riconobbero che aveva delle potenzialità. Era questo tipetto particolare che lavorava tutta la notte per fare i suoi cartoni. E un giorno uno di questi cartoni riuscì a vincere un Oscar. Così, dal nulla, fece Il Canto di Natale e piacque così tanto che vinse come miglior cortometraggio. Ma Richard Williams aveva altri piani. Voleva fare un film d'animazione degno della Disney. Ma non ci riusciva. Per esempio, c'era questo film, Le avventure di Nasruddin. Erano le divertenti avventure di un monaco. Ma la sorella di Richard Williams cercò di fregarglielo, dicendo che lei aveva i diritti del film. E lo denunciò pure. E vinse. In generale, tutta la famiglia di Richard Williams era così. La sorella aveva consigliato a Richard un paio di idee e ora pensava di diventare ricca togliendo i diritti del film al fratello. E non lo pubblicò nemmeno. No, non lo fece nemmeno finire. Era cattiveria. Cattiveria senza motivo. E beh, c'è un motivo se disse addio alla sua famiglia, se Richard Williams se ne andò e beh, purtroppo disse addio anche al film che voleva fare. Ma non si arrese, perché c'era un personaggio. C'era un personaggio nel film cancellato che lui si voleva tenere. Un personaggio inventato da Richard Williams e da nessun altro, senza l'idea di nessuno, era tutta opera sua. Il ladro. Il ladro era un personaggio divertente, cleptomane. Avete presente Scrat dell'era glaciale? Ecco, i creatori di Scrat si sono ispirati proprio a questo personaggio. Lui tentava di rubare cose e ogni volta falliva.
Così Richard Williams bussò alla Disney e chiese per favore di poter fare un film. Il film era Il ladro e il ciabattino ed era una fiaba che parlava di una città dorata, una principessa, un ladro e un ciabattino. La Disney gli chiuse le porte in faccia e il suo progetto era troppo costoso. Un film così costoso che la Disney avrebbe rischiato di fallire, cioè la Disney. Inoltre era così impegnativo che avrebbero dovuto interrompere La Bella Addormentata nel Bosco e La Carica dei 101. E poi era troppo innovativo. La Disney non se la sentiva di portare un film così particolare. Allora, chi aveva questo film di così costoso? Il fatto che l'animazione fosse fatta in 24 intercalari. Vedete, l'animazione è data da una serie di immagini che vengono mostrate velocemente, creando l'illusione del movimento. Funziona perché noi umani riusciamo a vedere solo 10 immagini al secondo, il nostro cervello non è abbastanza veloce per vederne di più. Quindi, se vi mostro più di 10 immagini al secondo, voi inizierete a confonderle tra loro, ed ecco l'illusione del movimento. E visto che l'animazione è una tecnica molto costosa, la Disney risparmiava e in genere faceva solo 12 fotogrammi. Solo 12 fotogrammi al secondo. Richard Williams voleva che il suo film ne avesse minimo 24. 24 fotogrammi intercalari, senza computer, a mano. E che c'era di troppo innovativo? Per esempio che i protagonisti non parlavano e quindi erano difficili da gestire. E poi uno dei due era un personaggio molto negativo, il ladro. Ma soprattutto c'era la principessa. Eravamo negli anni della principessa Aurora che viene salvata dal principe Filippo. Ma la principessa di questo film non solo non era bianca, ma aveva carattere. Prendeva a calci il villain, si preoccupava per il popolo e combatteva per lui. Tirava fuori un caratterino piccante per lottare contro un esercito. Troppa innovazione, gente. Cioè, scherziamo. Per di più, il film, nonostante non fosse per adulti, era pieno di battute a sfondo sessuale, giochi di parole, contenuti inappropriati. La Disney non poteva proprio accettare. Ma Richard Williams bussò a tutti quelli che potevano essere interessati. Ma ogni volta che una grande casa vedeva il progetto, lui rifiutava, dicendo che non è niente di fattibile, costa troppo, troppo difficile da fare. Per darvi un'idea, ecco un esempio di animazione. Fate caso ai particolari. Cioè, non solo tutto è in movimento, ma è pure fatto bene. Visto che a Hollywood nessuno voleva lasciare che Richard Williams facesse questo film pazzesco, nessuno gli diede soldi per iniziarlo. E l'unica persona che diede soldi a Richard fu un principe arabo che credeva nel progetto, credeva così tanto che gli diede $100,000 per fare 10 minuti di film. Se lui fosse stato soddisfatto, ne avrebbe dati altri finché il film non sarebbe finito. Ci volle un intero anno. Richard fece una sequenza tra le più famose e belle del cinema, un lavoro di prospettive mai visto, il pathos di un momento di pericolo spezzato da tempi comici perfetti, in un ambiente in movimento, una pulizia dell'immagine migliore di quella della Disney, fondali animati, un'esplosione di emozione. Alcune delle scene erano le più complesse di sempre. E venne mandata al principe arabo, che lo vide e disse, lo cito testualmente: i soldi finirono e il principe rinunciò a finanziare il progetto, non diede più nemmeno un centesimo. Ecco, questa è la storia del film. Il produttore di Star Wars, per esempio, decise di intervenire e di aiutare Richard nel folle progetto. Poi, quando si rese conto che era troppo impegnativo, mollò tutto. Poi tanti altri aiutarono Richard Williams per una sequenza o due. E continuò così per 20 lunghi anni. Poi arrivò Steven Spielberg. Rimase impressionato da alcune pubblicità fatte da Richard Williams e dalla storia di questo film incredibile. E la storia di questo film aveva iniziato a girare per i corridoi di Hollywood e tutti un po' stavano parlando del fatto che ci fosse questo pazzo che stava facendo qualcosa di spaventosamente enorme. E quelli che avevano visto qualche pezzettino del film dicevano: cavolo! È molto buono. Wow! Non veniva trattato davvero come un folle, nessuno voleva dargli soldi per rischiare, ma
tutti sapevano che stava facendo questo enorme progetto. E così Steven Spielberg gli fece una proposta. Gli avrebbe dato un'opportunità per finire il film, ma prima avrebbe dovuto lavorare a un film un po' particolare, un altro, un film di Steven Spielberg, e doveva farlo come Spielberg voleva. Vedete, la Disney in quegli anni se la stava passando male. Alcuni autori, come Ralph Bakshi o Don Bluth, stavano iniziando a fare film. Richard Williams, invece, stava affinando la sua tecnica preferita, la tecnica mista, ovvero unire cartoni a riprese live action, persone reali. E beh, la Disney aveva un piano per ripartire, per riguadagnare tutti i soldi che le servivano. Fare un film chiamato Chi ha incastrato Roger Rabbit. Un film d'animazione estremamente ambizioso, con riprese live action e cartoni animati insieme. Cartoni di tutti i grandi del passato riuniti in un solo film. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e Robert Zemeckis a capo del progetto. E serviva qualcuno di bravo, davvero bravo, che potesse fare la parte di animazione del film. Ma chi? Ecco, Steven Spielberg lo propose a Richard Williams. Era un animatore bravissimo e se avesse fatto bene il suo lavoro, avrebbe avuto tutto il sostegno della Disney e di altre case di produzione per fare qualsiasi film d'animazione. Così, mise da parte il suo film impossibile e iniziò a lavorare sodo a un altro dei film più grandi, facendo tra l'altro un lavorone. Il 22 giugno 1988 uscì Chi ha incastrato Roger Rabbit, un successone. Riaffermò l'America come capitale del mondo dell'animazione e impresse per sempre il nome di Richard Williams come uno dei più grandi geni del cinema. E infatti, questa è la sua premiazione agli Oscar. Thank you. Thanks. The best is yet to come. The best is yet to come. La frase più triste che potesse dire col senno di poi. La Disney gli propose di fare Chi ha incastrato Roger Rabbit 2 o di fare La Bella e la Bestia, ma lui rifiutò. Voleva solo fare il suo film. Così si decise che Il ladro e il ciabattino sarebbe uscito per Warner Bros. Finalmente il film stava procedendo con l'aiuto di molti dei più grandi dell'animazione. Vincent Price nel ruolo di Zig Zag, l'antagonista animato con una tecnica perfetta, con una mimica che viene imitata dai posteri. Davvero wow, alcune sequenze avevano idee di enorme valore artistico. E le battute sporche non mancavano, con Renaud che spesso infila la mano nel telo della sua concubina per distrarsi. Ma per quanto il sogno si stesse realizzando, la Warner chiese una data di scadenza e Richard Williams, per rispettarla, lavorò per 60 ore la settimana con tutti i suoi animatori. Lavorare per 60 ore la settimana, quando già 30 possono essere troppe, era disumano. E così, ogni tanto, qualche animatore mollava e si licenziava. Non ce la faceva più, abbandonava il film e andava a lavorare a Re Leone, alla Sirenetta, a Pocahontas o magari a Aladdin. Tutt'oggi è un mistero e non si sa chi incolpare, ma qualcuno rubò la personalità della principessa Yam Yam e la diede a Jasmine. Rubò il personaggio del perfido Gran Visir Zig Zag e creò il perfido Gran Visir Jafar. E così il sultano. E così il genio e la pelle blu. Vari animatori del Ladro e il Ciabattino si spostarono a lavorare ad Aladdin. Beh, a Richard Williams non è che diede fastidio. Era tutto concentrato sul suo lavoro. Ma a qualcuno dette fastidio, dette parecchio fastidio. A chi? Alla Warner Bros. Perché era lei che sganciava i soldi. Così la Warner mandò un ispettore, Calvert, per scoprire come stesse andando il film. E che cosa scoprì l'ispettore? Beh, che il film non era ancora finito. Ma i soldi erano decisamente finiti. Ma non era nemmeno questo il vero problema. Sì, il film non era finito e non c'era un centesimo per finirlo. Ma cosa poteva andare peggio? Beh, Richard Williams, animatore professionista, dopo 25 anni che stava facendo il film, quando l'animazione era quasi finita, non aveva ancora preparato lo storyboard. Per citare Animat, che mi è stato molto d'aiuto con questo video, boy! Il film continuò per un po' di tempo, con la Warner che minacciava di licenziare Williams e buttare via tutto il lavoro di una vita.
il 15 maggio 1992, la Warner licenziò Richard Williams. Fu così che l'ispettore Calvert venne messo a capo del film. Il film durava troppo, così tagliò tutte le scene violente e tutte le scene sessualmente esplicite o combattute per soli adulti. Imitando la Disney, inserirono 4 canzoni che riempivano i buchi di trama lasciate dall'animazione che non era completata. La canzone della principessa in cui desidera una vita diversa. Il duetto in cui i protagonisti cantano di essersi innamorati l'uno dell'altro, di ciò che provano. O la canzone con una morale dove i briganti cantano "questo accade quando non vai a scuola, che diventi un brigante". Ma soprattutto "It's So Amazing", la canzone pop dei titoli di coda. E poi fecero animare tutto quello che restava in Taiwan, a bassissimo prezzo. Poi cambiarono il titolo, in La principessa e il ciabattino. Ma non penserete che questo sia il peggio. Dopo aver rovinato il film in questo modo, in fretta e furia, non furono soddisfatti. Nel 1994 si decise che il film non era ancora abbastanza rovinato e decisero di darlo alla Disney. Ma alla Disney il film non piaceva, non perché fosse brutto o che altro, ma era troppo simile ad Aladdin. Oh, che sorpresa, eh? E quindi venne chiamata in causa la Miramax. E chi c'era a capo di tutto? Harvey Weinstein. La Studio Ghibli, la casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, è giapponese. In Italia è la Lucky Red a distribuire i suoi film, adattati in italiano da Gualtiero Cannarsi. Ebbene, in America era la Miramax a distribuire tutti i film della Studio Ghibli. E Harvey Weinstein era l'uomo che pensava che Principessa Mononoke fosse un film inadatto al pubblico occidentale. Voleva cambiare la colonna sonora e metterne una più pop. Tagliare tutte le scene violente, cambiare l'ordine delle scene per rendere la trama più avventurosa e semplice e altri cambiamenti. Così tanti cambiamenti che quest'uomo, Harvey Weinstein, ricevette a casa sua un pacco da parte della Studio Ghibli in cui c'era una katana con la scritta "No cuts", ovvero niente tagli. E questo individuo, Harvey Weinstein, qualche mese fa è stato arrestato per stupro. Per tanti stupri. Avete parecchi motivi per odiarlo. Però fu lui. Fu lui quello incaricato di modificare il film La principessa e il ciabattino. Tagliò un sacco di scene per far durare il film solo 1 ora e 10 minuti. Poi fece ridoppiare tutti i personaggi e cambiò tutti i dialoghi e, signori e signore, fece la più grossa cazzata della vita. I due protagonisti, sia il ladro che il ciabattino, nel film non parlano mai. Beh, lui li fece parlare. E come fai a far parlare un personaggio che non apre bocca? Oh, con i pensieri. Per tutto il film non c'è un minuto di silenzio. Continuano a parlare con se stessi. E di che parlano? Ci sono solo 2 cose di cui sanno parlare. O descrivono quello che stanno facendo, come se lo spettatore fosse cieco, oppure fanno pessime battute rubate da Aladdin, quello della Disney. Ma che ironia, eh? E infine cambiò il titolo in Arabian Night, il cavaliere arabo. Fu un fallimento. Un fallimento! La critica odiò tutte le modifiche e guadagnò solo $300,000. In tutto. Un flop terrificante. E che fine fece il film? La gabbietta dei DVD in offerta al supermercato e venne messo in omaggio nelle scatole dei cereali. Cioè, pensate a Richard Williams, che dopo aver lavorato 30 anni a quello che per lui era il film d'animazione più grande della storia, lo trova censurato, ridoppiato, animato male, con canzoni banali, con i pensieri dei personaggi in voice-over, e il tutto in omaggio nelle scatole di cereali. In compenso, tutti quelli che videro questo film ne rimasero folgorati. E fu di ispirazione per tantissimi altri, come Mulan, Il segreto di Kells, La canzone del mare, Felix Colgrave, Jandy Tartakovsky con Samurai Jack o Il laboratorio di Dexter, nonché Rebecca Sugar e L'era glaciale. Dopo tutta questa fatica, ovviamente, il film non arrivò mai in Italia. Anzi, arrivò a malapena in un paio di stati in tutto il mondo. Ma non è ancora finita. Non è ancora finita. Dopo tutto quello che è successo, Richard Williams era devastato. E alla Miramax il film non interessava più. Però c'era una speranza.
Dopotutto la Miramax apparteneva alla Disney e quindi il ladro e il ciabattino era della Disney e la Disney faceva film d'animazione. Così Richard Williams decise di chiedere alla Disney di poter finire il film come lui lo voleva. Allora, alla Disney, il nipote di Walt, Roy Disney, stava recuperando tutti i grandi progetti falliti. Per esempio il Corto Destino, fu lui a riportarlo in vita e a finire di animarlo. Era una collaborazione che fecero Walt Disney e Salvador Dalí. E quindi perché non potevano finire anche il ladro al ciabattino? Così Richard Williams nel 2000 chiese a Roy Disney se si potesse fare. E Roy Disney disse di sì! Ed era intenzionato a spendere tutto quello che serviva per lasciarglielo finire davvero. Così recuperarono i vecchi disegni, presero i diritti del film e iniziarono ad animare e colorare tutte le scene mancanti. Finalmente si poteva ridare dignità a quell'opera meravigliosa. Poi uscì Shrek. E se avete visto il mio video su Shrek, sapete cosa successe alla Disney che decise di non fare più film d'animazione in tecnica tradizionale. Roy Disney decise di lasciare la Disney. E quindi il film? Beh, il film non lo si fece più. Ma Richard Williams si arrese e dopo 40 anni a lavorare a questo film non volle mai più sentir parlare del ladro del ciabattino. Scrisse anche un libro che è tutt'oggi considerato la Bibbia dell'animazione, uno dei libri più importanti a riguardo, che uscì anche come collezione di DVD per avere esempi pratici. Uscirono dei documentari su questa storia, per esempio The Persistence of Vision, che racconta la storia dal punto di vista degli animatori. Poi, finalmente, una svolta. Garrett Gilchrist, un personaggio di Hollywood abbastanza interessante, decise di contattare Richard Williams. Lui era interessato a finire il film e così si impegnò a trovare tutto il materiale possibile. Garrett Gilchrist cercò ogni singolo fondale, ricostruì ogni scena tagliata, contattò gli animatori originali per finire certe scene, prese pezzi di pellicola fatte tra il 1963 e il 2006, tenne tutte le scene tagliate e nel 2013 uscì Il ladro e il ciabattino, edizione restaurata, versione 4. E così, dopo più di 50 anni, il film uscì in DVD, grazie a Garrett Gilchrist, che riuscì a riportarlo alla gloria, tanto che si trovano pure dei cosplay e fan art. Nel 2019, purtroppo, Richard Williams morì. Fu un brutto colpo per tutti gli amanti dell'animazione, anche per me. E ancora non conoscevo tutta questa storia e decisi che dovevo farne un video. Ma quando devo parlare di qualcosa su YouTube, mostrare immagini e colonne sonore, devo chiedere i permessi di usare scene del film. E il problema qui è che non sapevo a chi chiedere i permessi. La Miramax ha solo la versione brutta e censurata. La Warner, la Disney, eccetera, se ne fregano di quel poco che hanno. E Richard Williams era morto, ma senza depositare il copyright in nessuna azienda. E quindi chi ce li ha i diritti? Ho fatto una ricercona durata mesi e la risposta è Garrett Gilchrist, l'uomo di cui vi ho parlato, quello che ha restaurato il film, riunendo tutte le scene eliminate, chiedendo a Richard Williams e ai suoi collaboratori, e insomma, lui ha fatto una faticaccia. E io, pure io ho fatto una faticaccia per contattarlo, non è stato facile per niente. I contatti di quell'uomo sono praticamente introvabili. Oh, cavolo, quanto è bello, tutti dovrebbero vedere questo film, ma a questo punto mi sono chiesto perché nessuno l'ha doppiato in italiano? Sarebbe bellissimo. Ebbene, detto fatto, Garrett Gilchrist mi ha concesso i diritti per occuparmi del doppiaggio italiano. Sì, a me. No, non sto scherzando, il doppiaggio italiano ufficiale. E nell'ultimo anno l'ho adattato e lo abbiamo doppiato. Con l'aiuto di No Elevator Studio, di Garrett Gilchrist in persona, è stato davvero gentilissimo. Ho chiesto aiuto a Santo Verducci e ho riunito un team di bravissimi doppiatori, tra cui Ruby Rust, ovvero Chiara degli Orion. Ho investito un bambino! Riccardo Riccobello. Bene, Dodori è riuscito a eliminare quei rompiscatole. Alberto Pagnotta.
Aspetta, Marge, forse se sei veramente sballosa non serve che gli altri ti dicano che sei sballosa. Francesco Saverio De Angelis. Fallo senza brontolare. Non voglio. Fallo. Non voglio. Dannazione. Valentina Bonacoscia. Ma io sarò un grande re, nemici attenti a voi. This is Luna. Sul Monte Olimpo ritornò la pace grazie a lui. Sergio Garbarino. Tullio, vivremo da re. Miguel e Tullio. Tullio e Miguel. Daniele Ambra. È la casa di Lord Farquaad. Life is a work of art. Oh, sono grandiosi. Vuoi scherzare? Sembra di vedere delle gelatine che ballano. E Marco Merrino. Sono io. Tutti insieme abbiamo lavorato al film e sono fiero di presentarvi nel 2020, 60 anni dopo l'inizio di questa storia, Il ladro e il ciabattino, sul mio canale YouTube, totalmente in italiano, completo e senza censure, gratis per tutti voi. Siete pronti? È in arrivo questo sabato! Esce questo sabato! Spero di aver dato un buon finale a questa storia incredibile. E aspettatevi un sacco di sorprese in arrivo. Un ladro. Fermo! Al ladro! Catturatelo! A morte! Gli antichi profetizzarono che se le tre palle d'oro fossero sparite, l'armonia sarebbe stata spezzata e la città sarebbe precipitata verso rovina e morte. Questo povero ciabattino senza onore mi ha assalito in piazza piena. Sarà la morte la giusta pena. Ma che ha fatto? Mi ha attaccato. Davvero? Sì. Un incubo? No, una visione. Un intero esercito di mille occhi soli e morte in tutto il regno! Nessuno sopravviverà! Non c'è scampo dagli occhi soli! Può salvare la città? L'uomo è sciocco e dorme e sogna. La realtà è una menzogna.